sia ancora anticipato quanto di bello andremo a vedere e quanto ci illustrerà anche la relazione del critico d'arte Maria Pina Cirillo. Prego. Buonasera. Siamo qui stasera per una qualcosa che ci colpisce in maniera forte. Non siamo soltanto di fronte a una antologica, siamo di fronte a un discorso importante che riguarda tutti gli aspetti della nostra vita, dall'aspetto etico a quello artistico a quello religioso. Credo che questa sia la cosa che più colpisce. Tant'è vero che anche i relatori che mi hanno preceduto hanno notato questi messaggi forti che venivano fuori dalle opere, sia dei quadri sia dalle sculture. E hanno notato qualcosa in particolare. Io vorrei dare un taglio diverso da quello che ho fatto nella presentazione, perché vorrei invitarvi ad osservare alcuni particolari delle opere, perché penso che è importante per un pittore capire cosa deve guardare. Noi siamo abituati in Italia a guardare l'arte classica, la conosciamo. Sull'arte contemporanea a volte abbiamo difficoltà. E il maestro Giustiniani, giustamente maestro, pur essendo un autore che ha un forte legame con il passato, è sicuramente un autore del nostro tempo. Quindi ha la nostra sensibilità, alla nostra visione della vita e ai nostri problemi, le nostre certezze, i nostri dubbi. E vi vorrei invitare a guardare la cosa che ci ha detto il dottore Giustiniani poco fa, gli occhi. Vedete, gli occhi, dicevano gli antichi, sono lo specchio dell'anima. Raffigurare gli occhi è una cosa estremamente problematica nella pittura e nella scultura. E sono importanti sia quando sono aperti sia quando sono chiusi. Perché? Perché ci mettono in comunicazione con quella che non è soltanto l'interiorità dell'altro, neanche la nostra interiorità. Attraverso gli occhi noi riusciamo a entrare nell'altro e l'altro entra in noi. E appena entriamo, la prima fase della questa mostra, l'altro allestita benissimo, è una serie di quadri dedicata all'Africa, la mia Africa, ed è lì che troviamo questi volti con gli occhi sgranati, perché l'Africa per il maestro Giustiniani è un qualcosa che rappresenta il nostro passato e il nostro futuro insieme. Ci sono degli interrogativi: qual è il futuro di questi bambini, di queste donne, di queste persone? Ci sono delle gioie, che bei paesaggi, che cieli sversi, che palme svettanti verso l'alto. Ci sono delle domande e dei dubbi che stranamente non riguardano loro, riguardano noi. C'è una tela in cui c'è la convivenza tra questa mamma così piccola e un asinello e sembra un qualcosa di così lontano, una promiscuità così lontana dalla nostra realtà. Fino a 40-50 anni fa era comune anche nelle nostre parti. E in fondo ci chiediamo: qual è peggio, essere spersonalizzati in una città anonima con cieli grigi o poter stare insieme a un animale che rappresenta non solo una compagnia ma la nostra sopravvivenza anche economica? In fondo, anche nelle nostre case ci sono tanti animali, certo, cani, gatti, ma voi pensate che con il gusto per l'esotismo sono entrati anche tanti altri animali. Quindi, in fondo, Giustiniani ci dice cosa? Non dobbiamo mai avere certezze assolute, mai essere certi che il nostro è il mondo giusto. Dobbiamo sempre interrogarci sugli altri, guardarli negli occhi, e ci renderemo conto che se noi facciamo delle domande a loro, loro a loro volta le fanno, le pongono a noi.
ci chiedono conto dei nostri errori, dei nostri sfruttamenti e anche di come ci siamo, come dire, data la zappa sui piedi, cioè in fondo per delle cose che non sono indispensabili abbiamo rinunciato anche a tante cose che adesso ci mancano e che l'arte, ringraziando il cielo, ci può dare, ci può far rientrare in questa dimensione. Perché se noi non capiamo l'aspetto sociale e l'aspetto etico di queste opere, abbiamo difficoltà a capire poi l'aspetto religioso di queste opere. Io l'ho chiamato l'impegno sociale, perché sociale è tutto. Sociale è anche di etica e anche di religione. Una parte importante di questa mostra è dedicata a questo aspetto. Ed è un aspetto che parte da lontano. Si avvia con i quattro cavalieri dell'Apocalisse e la rappresentazione è immediata, come diceva il dottore Andrea, sembra che queste opere ci balzano incontro. Questi cavalli sono vivi. Pensate al cavallo nero con la sua porta, con i suoi garretti, con la sua criniera, con il ciuffo che le scende sugli occhi, cavalcato da questo crociato con in mano la bilancia. La bilancia è un simbolo importante, il segno della giustizia, ma può essere anche il segno della giustizia negata. Noi non sapremo mai quanto di quel segno si riferisce ai nostri errori e quando invece alle cose giuste che abbiamo fatto. Perché questo è quello che conta. Nella vita non ci sono certezze assolute e il dottor Giustiniani ce lo ricorda continuamente con le sue opere. Nessuno di noi ha la verità in tasca, solo gli sciocchi sono convinti al 100% che quello che dicono è sempre vero. Le persone di cultura, le persone intelligenti si pongono il problema di avere dei dubbi, di chiedersi se ciò che fanno è la cosa giusta e lottano per raggiungere delle certezze in cui credono comunque a un 99% perché si pongono il problema sempre di andare avanti, perché soltanto la ricerca ci permette di andare avanti, perché se noi fossimo arrivati alla conclusione, a una certezza assoluta, ci fermeremmo, perché quella sarebbe il nostro traguardo. Invece l'arte, come qualunque uomo, non ha un traguardo fisso, è come l'orizzonte, man mano che andiamo avanti, l'orizzonte si sposta in avanti, si va più lontano, è irraggiungibile, ma in fondo questa è l'essenza dell'uomo. L'uomo vuole tentare di raggiungere l'irraggiungibile e l'inconoscibile e nel momento in cui l'uomo di fede lo trova in Dio, cioè fuori di sé, e tende a proporre agli altri questa sua visione, non perché vuole convincerli o vuole fare opera di, come dire, di proselitismo, ma perché ritiene che sia la cosa giusta e quindi vuole rendere partecipi gli altri di ciò che ha raggiunto come traguardo della sua vita. E in queste opere, ovviamente essendo un pittore, c'è l'uso fondamentale del colore. Pensate al diverso bianco, che è uno dei cavalli dell'Apocalisse, e che è invece nella veste del Gesù, al centro di Gesù che viene per la discesa quando manda gli apostoli in giro. Sono due bianchi diversi. Perché mentre uno è il bianco della morte, dei fantasmi, degli spettri, delle persone senza vita e della mancanza di vita che si contrappone alla morte solo del corpo, alla morte esaltata invece da San Francesco come sorella morte, perché quella invece è la morte del corpo e dell'anima, il bianco della tunica invece, se voi andate a vedere, lo vedete che è diverso. Il bianco della vittoria della vita sulla morte, il bianco della purezza, dell'assoluto, il bianco della ricerca, il bianco della condivisione. Così come il verde. In alcune tele, soprattutto quelle dell'Africa, per esempio, trovate dei verdi che sono la speranza, sono la gioia, sono la ricerca. Mentre in uno dei cavalli trovate il cavallo verde, che è un greenery, cioè il verde del veleno, il verde che dà la morte, il verde che uccide. E queste cose che per noi futuri
sono semplicemente lì, dobbiamo soltanto ammirarli, per un pittore sono punto di ricerca. Non tutti i verdi sono uguali, non tutti i bianchi sono uguali, non tutti i rossi sono uguali. E questa presenza dell'oro, molto presente nelle opere di Giustiniani, perché? Perché non è soltanto il colore della ricchezza, e in quel caso quando ci parla della contrattazione, no? Nell'Apocalisse si darà l'oro, il vino per delle monete, eccetera, monetizzando quelli che sono invece i simboli fondamentali del cristianesimo, vino, oro, ma ci parla di un altro oro, che è l'oro della valenza dell'uomo. Il nostro, noi siamo oro. Tanti anni fa, qui c'era un film di cui non ricordo neanche il nome, ero ragazzina, in cui uno diceva, alcuni nascono grano e altri smeraldo, però l'uno e l'altro servono, uno serve per il nutrimento del corpo e uno per il nutrimento dell'anima. Ebbene, l'oro che utilizza Giustiniani è questo oro che indica la grandezza dell'uomo, il suo valore, la sua valenza, la sua capacità di crescere nei rapporti tra verticali, cioè con l'assoluto, ma anche nei rapporti orizzontali, cioè con gli altri uomini. Questa valenza che troviamo, per esempio, nel rapporto con la madre di Dio, l'Apocalisse, in cui c'è questo doppio rapporto, questa Madonna sotto l'immagine di Dio che rappresenta lo sviluppo verticale dell'uomo, l'uomo che tende a Dio con l'aiuto di una mediazione, perché questa è quello importante e questo serve l'arte. L'arte è una mediazione nella comunicazione. Raggiungere l'assoluto così nella vita quotidiana è un'impresa impossibile. L'arte, qualunque arte, pittura, scultura, recitazione, poesia, ci aiutano in questo, sono delle mediazioni verso l'assoluto, verso il raggiungimento di un altro traguardo più alto. E quindi vi invito a guardare i colori di queste opere. E c'è anche un valore importante nei numeri messi in atto, cioè non sono messi a caso, sono molto presenti l'uno, il 3, il 7, e rappresentano delle cose fondamentali. La Madonna al centro, vestita di col manto blu e vestito rosso, rappresenta l'unione di umano e divina, perché il rosso rappresenta l'uomo con la sua sofferenza e col suo sangue, ma rappresenta anche l'amore, l'amore forte. Voi pensate, quando parliamo di amore diciamo rosso, poi parliamo di uccisione, di morte, diciamo sangue, diciamo rosso, sono due rossi diversi ancora una volta. E queste presenze anche marginali, perché non sono nei personaggi principali, Giustiniani ci presenta degli elementi, dei modelli, ma anche quelli che sembrano semplicemente, come dire, dei riempitivi, non lo sono mai, hanno sempre un loro senso. Perché ci sono gabbiani e colombe? Perché sono 12? Gabbiani rappresentano, i gabbiani sono praticamente la libertà, vuole libero come un gabbiano. I colombi sono il senso della pace, la capacità è la colomba che riporta il ramo d'olivo nell'arca dopo il diluvio. E questo è quello che importa. Quello che abbiamo attraversato in questo anno è un diluvio, ha distrutto tutte le nostre certezze, ci ha fatto toccare per mano che siamo delle persone limitate, non siamo invincibili come credevamo, siamo facilmente vulnerabili. È passato un virus piccolissimo e ha distrutto le nostre vite, le nostre certezze, i nostri modi di essere. E allora questo deve farci riflettere. È per questo che l'uomo deve cercare delle vie nuove e l'arte è una di queste vie. Cosa sarebbe stata la nostra vita se non avessimo avuto la possibilità durante questi mesi di lockdown di ascoltare della musica, di osservare dei quadri, di vivere di arte? E la tecnologia così vituperata, perché nessuna cosa è diabolica mai, dipende dal nostro uso,
se noi l'abbiamo creata, possiamo usarla bene. Se voi pensate che il premio Nobel l'ha costruito, l'ha istituito, quello che ha inventato la dinamite, quando si è reso conto che la sua invenzione veniva utilizzata per fare la guerra invece che per essere utilizzata per aiutare l'uomo magari a rompere la roccia, vi rendete conto che dipende da noi. Allora in questi mesi abbiamo imparato anche ad apprezzare quei telefonini che ci fanno stare ore lì invece di parlare con gli altri. Ebbene, l'arte ci dice questo. L'arte ci dice che la salvezza dell'uomo può venire da Dio, ma deve coinvolgere anche l'uomo. Anche l'uomo deve fare la sua parte. Giustiniani, nel due bassorilievi c'è la guerra in cielo e la guerra sulla terra. Mentre nella guerra in cielo si vede queste grandi ali dell'Arcangelo Michele che butta giù Satana, che precipita sulla terra, nell'altro noi vediamo una massa di uomini con le braccia alzate alla ricerca di una salvezza per esprimere la loro sofferenza, ma anche il loro grido di aiuto al cielo. Queste sono delle cose fondamentali. Ripeto, le immagini non sono mai a caso, nessun artista fa una linea in un modo piuttosto che in un altro perché gli è venuta così. Prima di farlo, pensa a ciò che vuole comunicare, e la comunicazione di queste opere è molto forte, e soprattutto in un'antologica come questa, importante. Ne ho parlato soltanto di alcune cose per una questione di tempo, ma vi invito veramente a guardarveli con attenzione, perché ci troverete tanto, tanti, tanti messaggi assolutamente degni di essere presi in considerazione. Grazie maestro per averci dato queste opere. Grazie a queste riflessioni così profonde. Gli occhi sono lo specchio dell'anima, attraverso lo sguardo si comunica, ma è una comunicazione sensibile che io chiamo condivisione, e credo che sia questo che serve a questa nostra travagliatissima era, la condivisione.